Ciao, bentornati e bentrovati nel canale Coaching dell'Anima. Qualche giorno fa mi ha scritto una persona chiedendomi: Ursula, quali mantra usi? Quali affermazioni ti ripeti per ottenere ciò che desideri, per raggiungere i tuoi obiettivi? E io rispondo: non uso i mantra. Non mi scrivo le affermazioni centinaia di volte ogni giorno. E questo perché questi sono i sistemi vecchi e non sempre funzionali. Qualche volta funzionano, ma nella maggior parte, quando parliamo dei cambiamenti profondi, efficaci e risolutivi, non funzionano, sono come acqua fresca. E perché io devo perdere il tempo nei sistemi inefficaci se ho quello che funziona? Nella mia vita ho studiato tante cose, tante tecniche e veramente ho scritto quaderni interi di affermazioni positive. E alcuni di questi quaderni ho ancora. E quando li guardo a distanza del tempo, vedo che all'epoca facevo queste cose perché non avevo altro, non perché all'epoca non conoscevo il vero linguaggio del subconscio e non avevo lo strumento giusto. Perché dovrei usare i mantra? Perché dovrei usare le affermazioni? Io non uso né mantra né affermazioni, perché sono dei metodi inefficaci e con bassa probabilità di realizzazione e anche molto lunghi. Siccome conosco gli strumenti molto più potenti, molto più efficaci, non perdo il tempo con ciò che non funziona o funziona poco. Io di natura sono pigra, quindi vorrei le cose risolutive. Non mi va di applicarmi per 60 giorni, per 90 giorni, 2 ore al giorno per ottenere una cosa. Vorrei tutto e subito. Vorrei una cosa veloce. Sto studiando questi argomenti da più di 30 anni e nella mia esperienza ho selezionato ciò che è semplice, veloce, efficace, funzionale. E qua possiamo parlare del comando MCA, comando mente, cuore, anima. È una tecnica, è una procedura e seguendola punto dopo punto in maniera adeguata, voi avrete il cambio della convinzione nell'arco di pochi minuti. E in più potrete subito verificare il cambiamento. Comando MCA, comando mente, cuore, anima, è una tecnica di psicologia energetica che mette in integrazione emisferica entrambi gli emisferi. E grazie a questo il conscio si allinea con il subconscio. Con questa tecnica possiamo cambiare e trasformare, sostituire le nostre convinzioni limitanti nelle convinzioni potenzianti. E grazie a questo il subconscio comincia a supportare i nostri obiettivi e con questo possiamo realizzare i nostri desideri. Il comando MCA è molto efficace anche perché viene applicato da un altro livello di consapevolezza, dal livello del sé superiore, quindi lo lanciamo sempre con il massimo bene di tutti, quindi va al supporto di tutta la vita, quindi noi prima di lanciarlo facciamo comunque il controllo ecologico se è sicuro e appropriato per me e per tutti gli altri. Quindi il comando MCA va
in accordo non con il nostro ego, ma con la nostra anima. È per questo che si realizza, perché è supportato da una forza più grande di noi, è supportato dall'universo stesso. Per impararlo serve un corso, non tanto per imparare il comando, perché il comando lo imparate all'ultima lezione in un'ora, ma prima dovete capire come funziona la mente, dovete capire che cosa può essere cambiato, perché deve essere cambiato e in che modo. E solo in questo modo avviene il risveglio della consapevolezza. Lo potete imparare durante il corso The Art of Mind. E qua nella descrizione vi metto il link dove potete iscrivervi alla prossima edizione. Tutte le testimonianze che vedete in questo video sono testimonianze reali, testimonianze delle persone che hanno fatto i corsi con me e stanno applicando il comando MCA nella vita quotidiana, con i risultati straordinari. Grazie e al prossimo video.